e tutti i cardinali, non solo gli elettori. Non ha le scarpe rosse, non ha la mozzetta, la mantellina rossa che si indossa sopra la veste bianca quando entra nella Clementina. Grazie a Sagamo. È salutato dal cardinale Angelo Sodano, decano del collegio cardinalizio, gli va incontro per salutarlo e quasi perde l'equilibrio. Ringrazia il cardinale Bertone per la sua premurosa opera nei giorni della sede vacante e ringrazia il cardinale Re che ha fatto, dice il capo del conclave. Ha dei fogli tra le mani Papa Francesco quando parla, ma aggiunge molte cose fuori dal testo. Subito un pensiero a Papa Emerito. Che in questi anni di pontificato ha arricchito e rinvigorito la Chiesa col suo magistero, la sua bontà, la sua guida, la sua fede, la sua umiltà. Parla di emozione per la folla in San Pietro, il suo è un messaggio forte. Noi siamo fratelli, non cediamo mai al pessimismo, a quell'amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno. Cita un poeta tedesco, la vecchiaia è il tempo della tranquillità, della preghiera. Donamoli questa sapienza ai giovani, come il buon vino che con gli anni diventa più buono. Poi saluta ad uno i cardinali. L'arcivescovo di New York, Dolan, gli mette una mano sulla spalla. Con l'arcivescovo di Milano, Scola, è un saluto cordiale lungo. Il filippino Tag gli dice una cosa e poi ridono assieme. Un papa che ai porporati ricorda la nostra amicizia. Farà bene a tutti. Dunque, altre notizie per l'inaugurazione del pontificato martedì.